negli insuccessi della vita, negli insuccessi dinanzi ai tentativi di riconciliazione con gli altri, il cristiano non deve mai perdere la speranza, ma come dice Paolo, bisogna continuare a sperare contro ogni speranza. Dinanzi alle guerre, come dicevo ieri, ai grandi problemi del mondo, alla fame nel mondo, dinanzi al nuovo schiavismo, dinanzi ai nuovi lager della Libia piuttosto che di altri paesi dove arrivano gli emigranti, bisogna sempre continuare a sperare. Altrimenti non solo la fede, ma anche l'uomo che è fatto di speranza si sente sconfitto. Continuare sempre a sperare. San Paolo dice che la carità tutto spera, perché noi sappiamo che dinanzi a Dio nulla è impossibile. Io vi ho fatto degli esempi adesso, diciamo, di grandi problematiche, ma noi non dobbiamo nemmeno disperare quando in famiglia le cose non vanno tanto bene, quando c'è un'incomprensione tra marito e moglie, tra nuora e suocera, tra suoceri e generi, eccetera, tra figli e genitori, tra fratelli e sorelle, tra amici. Dobbiamo sempre continuare a sperare, perché a Dio nulla è impossibile. Dio può trasformare i più grandi cuori induriti, violenti, arrabbiati, in cuori pieni di pace, pieni di amore. E l'esempio, la storia è piena di questi esempi, di queste testimonianze. Anzi, se qualcuno di voi ha avuto esperienza di questo tipo, ditecelo, scrivetecelo, perché noi dobbiamo avere anche la capacità di testimoniare la vittoria, la guarigione di Dio sul nostro cuore e sul cuore delle persone che abbiamo conosciuto. Basta guardare, io ne ho incontrato diversi, sia tante mamme, ma non voglio far torto nemmeno ai papà, ma le donne hanno delle qualità che l'uomo non ha. E grazie a Dio, grazie a queste qualità, che l'uomo si può completare. Basta guardare alla pazienza di tante donne, di tante mamme che hanno saputo tenere insieme le famiglie, le amicizie e le relazioni. Perché dentro il loro cuore hanno creduto che l'amore vince sempre e che la carità tutto spera e che quindi Dio, a Dio, nulla è impossibile. Ci vediamo domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!